Ecco le bevande del tavolo 7. Lui è quel tizio. Che tizio? Ma quello della proposta. Quello della proposta. Tu non c'eri. Sì, ce l'hanno comunque. Sono nervosissimo. Grazie. Davvero. Ragazze, per favore, piegate quei tovaglioli e non mettetemi in difficoltà. Bette sul sentiero di guerra. Ok, buona fortuna. Grazie. Sì, vedrai. Senti, ho cercato di coprirti. Mi dispiace. Lo so, ti ringrazio. Ma ho fatto tutto il possibile. Dimmi, com'è andata? Ah, direi bene, credo. Non saprei, insomma, il responsabile del casting non mi ha detto nulla. Niente di niente, quindi non so, vedremo. Quando lo saprai? Ma quando state insieme? La prossima settimana o magari nel giro di 3 mesi. Oh, forse mai. Mai. Oppure dovrei andare all'università. Cominci a trovarmi un vero lavoro. Ragazze, non so di che cosa parlate, ma questi vanno serviti. Scusa. Andrea, portali al tavolo. Tesoro. Robin, vai a sistemare i tavoli all'ingresso, per favore. Beth, c'è un cliente qui, per favore. Dean, che fai impalato? Non devi distrarre. Gli ho detto di piegare i tovaglioli. Non è che... Attenta, scusa. In che senso? Sì, buonasera. Allora, abbiamo uno Chateau Marie e un Sauvignon Blanc. Iniziamo col rosso? Dov'è Robin? Oh, sta servendo un altro tavolo. Io sono Andrea. Ah, non c'è problema. Quindi? Oh, dicevo, è qualcosa che non si può preordinare. È un problema perché... Ma si potrà risolvere. Sì, ma non sarà disponibile in magazzino. Beh, qualcosa potrei fare. Mi scusi. Aspetti, calma, ho i miei tempi. Che c'è? Buono? Sì, va bene. Non vi insegnano a servire il vino qua dentro? È una bottiglia da ben 200 sterline. Bisogna farla decantare un po'. Volete il bianco? Senti, tesoro, facci un favore. Lascia pure qua il vino. Ci penso io. Certo. Se avete bisogno, chiamatemi. Sì, ok.